Ciao a tutti, sono di nuovo qui per parlarvi dell'imminente ballottaggio e ve ne parlo perché ho visto qualche cartello circolare sui social in base al quale io sarei contro lo stadio della Roma e il PD di Giachetti sarebbe a favore. A parte la cosa assolutamente ironica mi fa sorridere, devo dire che questo è l'ennesimo esempio di come il PD scappi dai temi romani e strumentalizzi altri temi cercando di trasformare adesso il ballottaggio in un referendum prima sulle Olimpiadi e adesso sullo stadio. Chiariamo bene, qui il PD sta insultando i tifosi come se non fossero anche cittadini romani che debbono andare a scegliere chi governerà la loro città sulla base anche di quella che è stata la storia di chi l'ha governata sino ad oggi. E questo per noi è assolutamente intollerabile. C'è da dire un'altra cosa, qui il dibattito non è tra Roma e la Roma, il dibattito è tra la città di Roma e una società americana che legittimamente vuole investire all'interno della nostra città. Quindi quello che noi diciamo e diremmo a chiunque è che gli investimenti vanno fatti purché si rispetti la norma. E in particolare sullo stadio noi abbiamo sempre detto, io ho sempre detto che per me tanto la Roma quanto la Lazio, che sono due club storici della capitale, hanno diritto ad avere uno stadio. Tuttavia questo stadio deve rispettare la legge e le norme del piano regolatore generale, perché questi due criteri non si possono accendere e spegnere ad uso e consumo di chi governa. Per noi questi sono due principi fondamentali che vanno rispettati in ogni caso, anche in questo caso. Chiarita ancora una volta la nostra posizione sullo stadio, vi saluto. Ci vediamo il 19 al ballottaggio, dove finiremo quello che abbiamo iniziato. Dai!